Castiglione Carducci? No. Castiglioncello. A Castiglioncello. Dai, oggi si parla un po' a livornese. Un medesimo mia tanto. Io sono più fa Firenze e Pisa. Insomma, parleremo un po' tutte le lingue del mondo, soprattutto quelle culinarie. Stiamo preparando tutto per la prossima puntata di Cuoche in Fiamme. Fra quanto inizia? Sì. Questione di minuto. Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Cuoche in Fiamme. Che è successo? C'è della fame qua. Lei è un ruffiano. Lei è palesemente. Fa anche così, fa sì, Simone e Ruffiano. Perché poi loro prendono spunti, arrivano a casa e spignattano. Rivisti e corretti della mia splendida giuria. Collegiale oggi. Un po' maestrina forse anche, perché lei ne sa di cucina. Lei è Xaba dalla Zorza. Welcome. Ciao Simone. Welcome. Cuoche in Fiamme. Una donna che ci ha sempre guardato quando andiamo in onda la sera prima di cena, ma mangia sempre molto tardi, perché in mezzo alle due cose c'è uno spettacolo teatrale pazzesco. Francesca Reggiani! Grazie, grazie. Tra le vigne e le colline dove crescono le migliori uve con i grandi rossi toscani, lui bagna dei grandi piatti fatti alla griglia, se l'accende, se la costruisce, sa far di tutto. Lui è Barù, il mio buon gustaio. Signori e signore, lo chef che tutti vorrebbero a bordo, Simone Ruggiati. Grazie capitano, grazie capitano. Ricordiamo che Barù, essendo di famiglia nobile, ha promesso a tutti che ci porterà sul suo yacht privato. Speriamo, è tuo? Almeno una cosa. Sono già stato. Oggi è vestito con dei panni, non del bisnonno, ma suoi. Fantastico! Sì, perché basta Barù, sempre giacchettato, lo vogliamo anche nature, ci piace così. Anzi, grazie. Sei molto bene. Grazie. Abbiamo... Mazza, che capello fluente entrambi, eh? Tommaso, piacere. 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 Tommaso. Ciao a tutti. Da dove vieni? Vengo da San Vincenzo, provincia di Livorno. De. Ho studiato forse con i soliti professori del Barù, eh? No, i soliti professori del Barù? O chi sono questi professori? Non ho studiato, quindi non ero professore. Fantastico. Che lavoro fai? Allora, faccio l'ingegnere delle telecomunicazioni e ho una grande passione per il sound design e la musica. Adesso ne parleremo. Ne parleremo. E coiffeur. Ho avuto un periodo, sì, di passione per capelli forti, febbre del sabato sera, bici. Sì, ma anche 1300 con lui Chance. Sì, Lorenzo Magneto. Abbiamo capito che è stato un percorso difficile, potrà raccontarcelo meglio la mamma Giuliana. Piacere mio. Piacere, mamma. Ciao Giuliana. Ciao. Te lo devo chiedere di default, da dove vieni? Da San Vincenzo, come ha detto Tommaso. Io faccio l'insegnante, facevo poi giornalista lettere. Di lettere? Sì. Adesso faccio la giornalista. Mi piace scrivere, scrivo e mi dedico molto a questa mia passione. E in più ha una gran passione che è fare... Cioè, lei è un'etruscologa, capito? Esatto, bene? Sì. Io sono stato in gita, lì ci sono gli scavi di Baratti. Sì. E quando ero veramente piccolino, c'è sempre un piccolo vasino di quelli da turisti. Bene, se ritorni ti accompagno io. Vengo volentieri perché sullo yacht di Barù siamo partiti proprio da San Vincenzo e siamo arrivati alla mia bellissima isola d'Elba per farci un bel bagno. Ma questi sono fatti nostri. Ora arriviamo ai fatti di cucina. Prima prova, non da punti. Chi vince sceglierà il tema o il piatto della successiva. È di manualità. I nostri due autori, che dopo saluteremo dovutamente, hanno pensato bene di abbinare la prova di manualità alla vostra acconciatura. Questo è... Sì, grazie. Sì, sì. Molto gentile. Facendo i casting si fanno venire le idee. Perché con questo apposito ferretto che di solito si trova davanti a delle bancherelle e dietro a uno che urla, tipo «Signore, venite qui, facciamo riccioli di tutto, lattine, frigoriferi, ruote, pneumatici, tutto!» No, le patate le potete fare con una forma tale anche da poter lasciare nell'acqua perdere l'amido e poi friggerlo, visto che spesso e volentieri ai bambini piacciono delle cose che vengono ricostruite con delle farine di patate poco giuste. Ma queste cose ve le dirò dopo. Insomma, dovete fare tanti riccioli di patate, possibilmente più lunghi possibile. Pronti? Vi do 2 minuti, via!
Hai mai fatti i riccioli denti? Mai fatti questi riccioli, solo quelli di pelo. Dove vai? No, devi andare avanti. Ah, ancora? Sì, beh, sì, quello è l'anellino che comincia poi. Ecco, da qui cominci e così vai. Sì, demoniaco sì, 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 sì. Mamma, vai. Vado. Mamma, vai. Mi batte, Tommaso. Vai, vai, vai. Usate la curva, usate la curva. Bravi, così, usate la curva. Si è incastrato. Poi ovviamente quando arrivate in fondo, tornate indietro e vi si sfila. So, vediamo, ecco, la vedo. Ce l'ha anche il mio dentista, quella triste. L'hai detto con disgusto. No, io proprio non ce la fa. Ok, come fare una purè di patate a crudo? Esatto. Venite a qualche fiamme, prendete un attrezzo che non avete mai usato. Ecco, attenzione, allora fermi tutti, fermi tutti, stop, stop, stop. Mi prendo io la responsabilità, ok, giuria, visto che ho chiacchierato un po' ho perso tempo. Voglio dare più tempo per cucinare, hai fatto un disastro. Un disastro. Vince la prova di manualità Tommaso. Bravo, bravo. È la prima volta che succede a qualche fiamme perché ho visto uscirne una, non ci speravo più, ho detto fermi, vince lui, va bene? Bene, felicissimo. Bellissimo. Sei contento? Sono contentissimo. Sei contentissimo. Allora, adesso devi scegliere te. Ok. Va bene? Orecchiette pugliesi o fegatini toscani? No, pensiamo un po'. Ma sai, dunque. Orecchiette con la cimderep. Cimderep non mi piace tanto. Ma facciamo un po' di crostini, vai. Almeno. Facciamo due crostini? Due crostini, dai. E facciamo due crostini con fegatini. Ma facciamoli buoni. Questo è l'ingrediente base, il piatto base della mia bella terra per la prova di abilità. Spesa, 45 secondi per entrare in dispensa. Se ti scordi qualcosa, il campanello serve per tornare dentro. Una volta sola si può suonare e di solito viene utilizzato per un aiuto manuale del sottoscritto. Questa è l'unica regola noiosa. Il resto è rispettare i tempi, anche quella è noiosa, ma soprattutto cucinare bene e divertitevi. Ora tocca a voi. Via, spesa. No, 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 lui, spesa. Allora, io vado qua e vi dico... Che li faccio con? Prendo dei polli biologici, o meglio, dei fegatini di pollo biologico. Io li prendo al contadino. Li lascio a bagno in acqua e aceto. Questo ve lo dico come ingrediente da fare prima. Poi, cipolla bionda tantissima. Io ne uso almeno 2-4 persone. Giuliana può entrare in dispensa. Uso olio extravergine e circa 50 grammi di burro, più il burro di alta qualità, panna fresca, per fare poi la mantecatura finale. Acciughe dissalate, molto molto buone, anche quelle di qualità, capperi, sottosale e dissalate anche quello. Pochissimo brodo vegetale, se no acqua calda, e poi il mio trucchetto è un mezzo bicchiere di vin santo. Sale, pepe, salvia, tanta salvia. Devi dire qualcosa? No. Io uso il brodo vegetale, ovviamente di solito si fa con il brodo di pollo, però se comprate solo i fegatini, come spesso si può fare, non importa che facciate un altro brodo. Il tempo è ovviamente già scaduto, gli ingredienti sono quelli, quindi vedo pochissime differenze. Forse tu non metti l'acciuga? Me lo raccontate che state facendo. 10 minuti da adesso, mi raccomando, facciamo figuracci. No, speriamo ci vuole più no, tempo, dai. Ma si possono fare anche 10 minuti. Via! Ok. Allora... Volevo aspettare ancora un po' perché da non esperto conduttore volevo tirar fuori dopo una sorpresa, ma siccome questa sorpresa mi sta letteralmente rigando la schiena, perché da appena ho iniziato la puntata che mi sono nascosto qua dietro nella divisa un articolo di giornale che adesso mi stava segando, che ha scritto questa donna e che i miei autori hanno trovato, non si sa se gliel'ha portato lei per farmi una sorpresa dopo, ma è spuntato fuori questa intervista al sottoscritto. Esatto, qualche anno fa. Una foto terrificante, sembra. Simone è venuto a Castiglioncello per fare un grande evento con un altro chef molto importante come Luciano Zazzeri. Quindi è venuto, però io gli dovevo fare un'intervista per questo mensile che pubblichiamo a Bolgheri, che si chiama Bolgheri News. E l'ho chiamato. È dappertutto, sì, lo conosci. Tutte le settimane. No, mesi, mensile? Sì. Lo legge tutte le settimane. Tutte le settimane. Sì, si è venduto male. Si è venduto no, male. Perché lo legge un po' alla volta. Insomma, Simone è stato gentilissimo perché aveva poco tempo, però è stato un'ora al telefono con me e io gli ho fatto un sacco di domande. Ah, tu mi hai tenuto un'ora al telefono sì. A questa cosa. Infatti, quando ho detto facciamo la giornalista. È stato molto gentile e lo ringrazio ancora oggi perché è stato un successo anche per il Bolgheri News avere un'intervista di uno chef. Ok, adesso torniamo alla cucina. Bello. Certo, perché parlate sempre dei miei parenti. È vero. Ma scusa, ma ora che ci ripenso, aspetta un attimo, ma qua il tuo cognome è Giuliana Valinzeri Vicedomini. Valisneri Vicedomini, perché della mi torre. Chiamo così. Ma perché sei nobile anche te? Sì,
Ah, allora, hai visto? Ma la mia è una nobiltà molto decaduta. Che devo fare? È solo di... mi puoi accendere, ti ringrazio. Da quanto lo vuoi, va, medio. Che non mi bruci tutto, perché vai. Non sono esperta. Dai, 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 di... dai, andiamo, perfetto, andiamo, andiamo. Ho fatto chiacchierare anche troppo, vado di qua. Fammeli bene. Posso alzare ci provo, un po' ci il provo. Volume qui? Ma è sempre così? La mamma? Il volume? Sì, io sono chiacchierata. Tommaso, tu di volume te ne intendi? Tu sei un musicista di... come si, che si chiama? Vaporwave. Vaporwave. Si faccio... E in livornese invece come si dice? Vaporwave. E che sarebbe la musica un po' ambient? Senti, sì, è un derivato dell'ambient, fatto campionando dei pezzi anni 90, un po', anche se un po' kitsch ormai, tipo Sade, Spandau Ballet, Rem. Sade. E presi e adattandoli un po' a, alla musicalità che c'è oggi. Sì. Allora, facciamo così. Visto che vorrei far venire fuori bene questa ricetta, vi dico intanto di controllare le temperature e soprattutto capite se volete tostare il pane o no, perché se avete il pane così probabilmente andrà tostato e andrà messo sopra qualcosa che già si comincia a scaldare. Così io vi do tutto il tempo di fare queste cose mentre vado a dare la mia ricetta. Puliscite pure le mani e il tagliere, perché poi così non si lavora sul fegato. Io torno qua in postazione. Se dovete pinzecchiare le cose con la forchetta, fatelo con una spatola, così le padelle non si rigano. Lascio a bagno i fegatini di pollo, buono, dicevo, in acqua fredda, schizzata con un pochino d'aceto. Lo faccio per spurgarli, anche se in questo caso non ce ne sarebbe bisogno, ma lo faccio di default, ovvero di base. Nel frattempo, che loro si lasciano lì a bagno, anche 20 minuti, io faccio andare a fiamma molto, molto, molto lenta, tanta cipolla bionda, quindi io dicevo almeno una cipolla grande così per 4 persone, tagliata a velo e fatta andare, dicevo, in casseruola con un pochino di burro e un po' d'olio, a fiamma molto bassa e sempre bagnata con un cucchiaio alla volta, di brodo caldo. Dicevo, di solito brodo di pollo, io se comprate i fegatini direttamente va bene anche un brodo vegetale, purché fatto con le vegetali veri, freschi, sedano, carote e cipolla. Quando questa cipolla diventa bella trasparente, io addirittura per non rischiare di bruciarla la tolgo. Se siete abituati, la lasciate in casseruola e mettete i fegatini scolati e risciacquati, se no ci rimane l'aceto. Perché? Perché i fegatini devono un pochino brasarsi e poi cuocere dolcemente, diciamo con un terzo del loro spessore, della loro altezza in casseruola, di brodo, perché devono cuocere comunque in ambiente umido, non devono rosolarsi troppo, devono ammorbidirsi. I fegatini sono molto farinosi quando sono cotti, quindi loro saranno la parte elegante, la parte non elegante, legante, cioè quella che frullata con il brodo, la cipolla che dà la dolcezza e aiuta anche a renderlo più cremoso, la salvia cotta con i fegatini negli ultimi 5 minuti, perché se la cuocete tutto il tempo perderà il profumo, quindi all'ultimo a mazzetto, così la togliete, darà l'aroma, lo fate intiepidire appena, mettete nel mixer i fegatini con il suo brodo e le cipolle, aggiungete fiocchi di burro fresco ben freddo, le acciughe dissalate, sciacquate bene, eventualmente private delle spine, e i capperini dissalati. La quantità di acciughe e capperi che danno la salinità la scegliete a seconda dei vostri gusti. Io sfumo all'ultimo di cottura, o a volte lo metto direttamente così al naturale, quindi con l'alcol all'interno, il vinsanto. Il vinsanto dà una dolcezza che aiuta a rendere un po' più elegante il fegatino. Frullo tutto e poi varie scuole, si può servire sia freddo col pane caldo, io lo servo caldo sul pane tostato. La vera ricetta sarebbe la frusta di pane tostata fino a farla diventare dura, bagnata nel brodo, in quel caso di pollo, e servita con fegatini. Si spappola un po', a me piace più croccante e morbido sopra. Fatelo come vi pare, ma fatelo con la roba buona, ingredienti buoni. 3 minuti ragazzi, 3 minuti. Allora... Vale, scusate se non sono cavaliere, ma parto da chi li mangia una volta al giorno. Sì, sì. Allora, io inizio con aglio, olio, cuocio i fegatini, li sfumo con un po' di marsala o di brandy, quello che ho in casa, basta che sia buono, aggiungo capperi per salinità. Ah, li metto in cottura? No, scusa, dopo che i fegatini sono cotti, non troppo, aggiungo i capperi per salinità. E quello che faccio io, ci faccio una bella maionese leggera e la mischio con i fegatini frullati all'ultimo. Quindi usi l'olio invece del burro? Uso l'olio invece del burro, sì. Una maionese molto leggera e viene bene, e poi ci metto un po' di pomodoro fresco sopra. Nonna, tu che mi hai dato la passione per la cucina, perdonalo, ok? No, così, mi piace. L'ho detto a mia nonna, che se dicevo metti la maionese nei fegatini,
Questa, che è la donna più buona del mondo, avrebbe preso una granata, come si dice da noi, che è la scopa di Saggina, me l'avrebbe data per prendere la schiena. Però buono, buono. No, gli dà una bella cremosità. Ma un goccio di ketchup? No, viene buono. No, no. La passatina... Oh, ci buttate litri di panna quando allora, fate i fegatini. Io faccio la cacio e pepe con le pere. No, sì, ci starebbe anche bene. No, con le prugne. Io già te l'ho detto. Te l'ho bocciato, basta. Te l'ho bocciato. Una volta con i gnocchi, quelli di Barba Piazza, ti farò provare anche un fegatino. Prima di sentire Xaba, allora, devo venire qua perché c'ho il timer che mi dice pochi secondi. Ditemi solo se vi piacciono o no le interiora cotte. Io adoro i fegatini, adoro, amo e li ordino, mi senti? Sempre al ristorante. A casa. È una delle entree che preferisco. Ho detto bene entree? Sì, benissimo. Hai detto benissimo. Saba, interiora, fegato. Non li cucino mai. Li mangiavo quando li faceva mia nonna, che era di Castiglione, Rosignano Marittimo, quindi vicino a loro. Li ho mangiati troppo da piccina, ora basta. Okay. Dai! Altro che Beppe Your Music, Johnny. Wave Music e Relax Music. Qua si corre. Dai! Crostini al 2? Allora... Le foglie mette lui, le foglie. Dai! Dai, dai, dai. C'hai solo lui? Ma solo lui, sì, no, sì. Meno male, se ti rimane a due così. No. Questa è dai. Buona, questa è buona. L'hai capita, Simone. Senti, se, secondo me quello è spalmato male. Sto scherzando. Di rosmarino sulla... leva la foglia un po' di rosmarino con in mano una foglia di salvia è bellissimo. Meno male che non ci è arrivato a mettere il rosmarino lì sopra, ma poi era salvia, ecco. Detto questo, madre contro figlio, questo è il crostino di Tommaso che l'ha frullato, cioè il procedimento su per giù è stato lo stesso. Lui ha usato tanto olio di fondo, spicchietto d'aglio per profumare e non so se hai messo la salvia anche profumata. Sì, un po'. Sì. Hai usato capperi e acciughe, giusto? Capperi e acciughe. Il sapore è buono, un po' troppo pastoso. Lavorerei sulla cremosità. Ok, grazie. Bravi, sì, voglio giudizi, giudizi un po' così. C'è un po' di maionese sopra? Sì, ma magari. Mentre Francia assaggia, io volevo... Lui non li mangerà mai comunque. Franci, ti piace? Male non è male, perché a me, proprio quel che dicevo, i fegatini a me piacciono molto, quindi nonostante la vostra estrosità, soprattutto per la miss dei capelli, diciamo così, non è male, ripeto, è un fegatino di pollo, ecco, quindi io lo apprezzo per quello. Per questo c'è la storia della Toscana dentro quella cosa lì sul pane. Eh sì, infatti sembrano dei reperti etruschi a vista, eh. Un reperto archeologico. Perdonate anche lei, perdonate. Beh, insomma, non sì, sanno ma... ciò che dicono. Non sanno ciò che dicono. Provatela sulla polenta fritta. Sì. Però lo rimangi, eh? Reperto etrusco. Ma a me. Saba, tu assaggia, mentre io chiedo a Tommaso una cosa. Tu, se non ricordo male, hai detto all'intervista, quando ti fanno il casting, se ho capito, perché mi sembra strano, che tu abbineresti delle canzoni ai piatti. Ah, sì, sì, sì. Ho capito bene. Mi piacerebbe fare un menù con magari vini. Ok, cantami un pezzetto a cappella. Devo pensare prima di andare via di Neffa. Ah, ci avevi già pensato anche. Certo. Vai, allora fallo. Oh, Neffa lo adoro, vai. Prima di andare via, spero che valga un po'. Oh. Con me. Basta, sono momenti, basta, sai. Basta. Bellissimo, bellissimo. Neffa numero uno. Neffa numero uno. Io. Crostino toscano numero uno. È il numero uno? No. Io sono metà toscana e metà veneta. Questo sa più di fegato alla veneta che di crostino alla toscana. Secondo me manca un pochino di sapidità. Il pane è tostato bene, però non solo è pastoso, c'è anche tanto burro e salvia dentro. Un pochino burro? Secondo me burro sai che non ce l'ha messo, no, olio, ho un sacco d'olio. Ci hai messo olio? Ci ho messo olio, sì. Io ho le papille oggi forse sovvertite, sovvertite. Io lo sento burroso. Ok. È il vaporwave lì che ti cambia la percezione. Troppo vaporwave. Troppo. Allora, passiamo alla mamma. Quel Capper House ancora che lo vedo lì ancora pezzettoni. Sì, l'ho messo intero. Ah, il trucco della mamma. Capperino intero a me piace. Difatti si sente molto il cappero. Sì, sì, che non mi dispiace. Grazie. Però secondo me toglie un po'. Quindi
Siccome dosarlo un po' meglio, piacciono i fegatini molto, per mascherare un po' quel sapore particolare, allora aggiungo un po' di capperi. Ma è forte. Fa, è un po' troppo forte. Ne ho messi troppi, forse. Un po' troppo capperino. È buona la consistenza, è morbida, è meno omogeneizzata del figliuolo, però un po' troppo capperino per essere... Toscano. Toscano. Dunque, il cappero un pochettino disturba anche me, però la consistenza è più autentica rispetto al vero crostino toscano. Il pane è tostato un po' meno bene rispetto a quello di Tommaso, quindi forse c'è da lavorare un po' su tutte e due. È gradevole. Sì, Xab ha detto una cosa giusta. Io vi ho dato una ricetta casalinga perché so che poi a casa lo fate in quel modo. La ricetta proprio originale è: si fanno fegatini, poi si aggiungono capperi e acciughe sul tagliere, si trita tutto il coltello finemente. A volte se ne fa, io faccio metà nel mixer e metà frullata. Detto questo, sui piatti vuoti, ma ricordiamoci com'erano, il piatto di Tommaso. Piatto di Giuliana. Nella nostra Toscana, visto che oggi va un po' così, si dice poggio e bue fa pari. Quanto? 8 pari. 8 pari! Oh, mi aspettavo di più. Grazie. Non sono contento. Almeno voi. Giuliana! Beh, sei ancora Tommaso. È una vita, aspetto di venire qui. Ho capito, era da aspettare un'altra volta e sceglie Tommaso. Come viene bene, io sono più fiorentino. Sei più fiorentino. Mezzo fra Pisa e Firenze. Sì. Parleremo delle nostre radici da soli, promesso. Bravo. Pubblicità, ci vediamo tra poco. Sceglie lui. Eccoci, eccoci. Madre contro figlio, da San Vincenzo, provincia di Livorno, Toscana. Tommaso, non si sa per quale arcano motivo, sta per scegliere il tema della prossima prova. Allora, si parla di cose verdi, vegetali, tra verza o zucchine. La prova è creativa. Preferisco le zucchine. Sì. Ok. Tutte e due sono molto versatili, tutte e due buone, ma sono le zucchine l'ingrediente base per la prova di creatività. Bene, davanti a voi tre tipologie diverse di zucchine, tre consistenze diverse, tre paste diverse, tre quantità e distribuzioni diverse interne di acqua e semi. Fate ciò che vi pare, fatela buona e creativa. Vai, 45 secondi per te, Tommy in dispensa. Via! Allora, vediamo un po'. Il nostro artista, il nostro musicista, il nostro produttore e il nostro... qual è il lavoro principale? Senti, ingegnere. Vai, vai, te fai la spesa, fai la spesa. Ingegnere... Solo se riesci a dirmelo mentre cammini. Salmone affumicato. Sì. Ah, telecomunicazioni. Giuliana in dispensa. Avocado e lime. Poggio tutto sul tagliere. Altre zucchine romanesche. Sì. Già spuntate. Curcuma, formaggio. Curcuma, che formaggio è? Parmigiano. Parmigiano. Vai, sì. Veloce, manca poco. Sì. Poi vedo dei pinoli, della ricotta. Ultimi secondi, qua sta spuntando, non so cos'è, sembra una salsa di soia, balsamico, non lo so, farina, stop al tempo. Allora, vi do 12 minuti, la zucchina protagonista totale del piatto, dategli un po' di sapore, ovviamente, fatelo in 12 minuti, via! Spostati tutto dal tagliere che sarà la tua area di battaglia. Okay. Cosa fai, Tommy? Senti, avevo pensato di fare una ricetta ispirata al sushi, sono amante del sushi, della cultura giapponese. Mi è venuto in mente di fare un sushi con questo bel salmone che c'era qui e usare lo zucchino come alga nori, al posto del riso il couscous ripieno di salmone e ricreare la sensazione visiva che ti dà lo zenzero e il wasabi con il filetto dello zucchino messo
in maniera simile allo zenzero, è la salsa d'avocado. Il usata... filetto dello zucchino sarebbe il bianco? Il bianco dello zucchino, sì. Quindi una roba più visiva, più... Sì, più visiva. Ok, non sì. deve essere quello il sapore, perché il dentro a crudo non sa di niente. Sì, infatti. Quindi tu le taglierai, le svuoterai e le sbollenti? Certo. Ok, faccio anch'io una cosa simile. Questa è una roba simpatica, più che altro perché... Si può fare in mille modi, si può mettere, io metto una tartare di ricciola dentro, fatta tipo ceviche, poi trasformarla come vuoi, sia il couscous, che è di quelli precotti, quindi si gonfia con l'acqua calda, un pizzico di sale, si lascia lì, poi si sgrana con le mani e si utilizza, sia il salmone affumicato, che è un prodotto comunque conservato a lungo in frigorifero, ve lo tenete lì in bustina, prendetelo buono e lo potete usare, e poi c'è la parte fresca, in questo caso praticamente la zucchina e basta, perché avocado e lime servono per decorare principalmente, o comunque un limone ci può essere a casa. Quindi una zucchina scottata, ripiena di una base carboidrati, insieme a un qualcosa che gli dia pregio, il salmone, diventa un appetizer da aperitivo di quelli che io chiamo anche after ring, il dopo campanello, no after ring. Vita un ospite, se lo devo menare, neanche gli faccio la zucchina. Allora, l'after ring è questo. Lindlom! Mentre... Chi sei? Ciao Simo, sono venuto, sono... Salve. Datemi un nome. Marco. Ma che Marco? È femmina deve essere. Che Marco viene a trovarmi a casa? Samantha, cioè, Samantha. Viene Samantha. Io non volevo dare nome. Viene Samantha, ok? Viene Samantha. Samantha, prima di aprire la porta gli fai bianco, rosso, bolla. Perché tu mentre apri in casa mia, entro 30 secondi da quando varchi il pianerottolo dove il tappetino c'è scritto oh no, again you, entri e tu hai un bicchiere in mano di ciò che vuoi. Da lì si parla. Se hai fame ti cucino. Seduttivo. Questo nella cosa dei pensieri. Poi magari arrivi pronto. Chi è? No, sono stanco. Ci vediamo. Dipende. Così? Se Marco, sono stanco. Io vi ricordo che il campanello ancora non è stato suonato. E ti chiedo la stessa cosa che ho chiesto al tuo bel figliuolo. Sì. Che ci fai con sta zucchina? Allora, innanzitutto... No, innanzitutto spiegami che sono queste. Scusa. Queste sono le curcumelle. Praticamente è un composto di ricotta, un pochino di farina e dei pinoli. Esatto, una rivisitazione dell'ognudo, però senza lo spinacio. Giallo di perché curcuma. Casualmente un giorno avevo questa ricotta e non avevo gli spinaci, ho detto proviamo. Ok, e le zucchine le stai sbollentando intere per andare dove? Sì, perché poi le volevo triturare qui dentro, però prima le volevo ripassare un pochino con olio prezzemolo. Allora, perché intanto non ti metti la padella con olio prezzemolo, così si profuma? Come mai le cotte intere? Perché dalla fretta le ho messe intere. Allora, pensate sempre in cucina prima di azionare le mani, ragione. No? Perché se tu perdevi 30 secondi anche a tagliarle male, ma a tagliarle... È vero, le volevo tagliare, però poi sai, abbiamo paura di fare la fretta, insomma ti fa creare problemi. Vai tranquillo, non t'agita. No, mi agita. Prima di andare via, ricorderei a tutti che quando si cuociono gli gnudi o composti tipo gnoccoloni molto morbidi, hai messo uovo dentro? No, senza uovo. Hai messo farina? Un po' di farina bianca, sì. Mi raccomando, non buttatele in acqua in ebollizione, ma in acqua appena sotto l'ebollizione, perché sennò le bolle ve le spaccano prima che l'uovo, la farina... Allora, è questo che ti ho detto. Io vi guardo, io chiacchiero, ma io vi guardo cucinare principalmente. Diamo qualche consiglio sulle zucchine, non tanto su come cucinarle. Scelta, le tue preferite, quello che ti pare. Le mie preferite sono quelle piccole che hanno ancora attaccato il fiore, specie quando, anche se succede poche settimane all'anno, riesco a prendere direttamente dall'orto, che sono stupende, ma insomma si trovano anche dal mio ortolano Pietro, che lui... Sai, quando sono piccoline è più facile cucinarle, sono più belle da vedere, sono più eleganti nel piatto. Se no mi piacciono molto quelle chiare, e invece raramente compro quelle tonde, perché dentro insomma hanno tanta... Sono da svuotare. Sì, quelle. Hanno tanta materia, a volte anche con un po' di semi, però quando le faccio a lunette e sono... una forma un po' particolare per la zucchina. Però per le ripiene, quelle tonde. Sì. Le zucchine a botte sono simpatiche da io far ripiene. Io purtroppo per un motivo di mio non faccio verdure ripiene di nessun tipo. Un giorno ce lo dirà. Questo mistero lo conoscerà solo Pietro. No, ce lo dirai adesso. Non mi piace. Spettegoli come siamo, ce lo dici. Guarda, Pietro, tutti vendono, sai i segreti. No, ho messo una ricetta nel libro nuovo di peperoni ripieni e quando l'hanno vista hanno detto...
affatto, il peperone ripieno. Quella sì, però non lo so, non li amo, forse non mi vengono bene. Non è che bisogna fare un ciclo di freudiana. Ha fatto un danno una volta e l'ha turbata. Gli si è bruciato la zucchina ripiena. No, mi ha preso 5 all'esame con le zucchine. Ah, beh, c'era, però c'era, non erano c'era ripiene. Uno scheletro nell'armadio. Non erano ripiene, signor Ruggiati, erano quelle fatte a diamante, non le farò mai più nella mia vita. Ma poi tu. Via. Molto French, lo zucchine. Veloce che devo andare in mezzo ai salami. Io invece che sto attento alla linea, mi piace molto questa nuova moda, è vero, che quando fanno gli spaghetti con le zucchine. Sì. Molto buono, molto innovativo, mi piace. Sì. Ci vuole lo spiralatore. Scusate, ma io però da quando sono piccola si mangiano le zucchine con la pasta. No, gli spaghetti. Sono di zucchina. È di zucchina. Hai detto una zucchina. Si chiama Spirulized. No, mi dice gli spaghetti di zucchina. È tavolata, sì, di tempo. Non alla zucchina. No, quelli tondi. Ce l'hai quella cosa? Allora, mancano meno di 2 minuti. Oh, butta sti. Ma quelli erano ancora messi? No. Ma perché? Cosa si voleva buttarli quelli? Ce l'avevi pronti dall'inizio? Avevo paura che mi si rompessero, scusa. Dai. Lui fa il finto wasabi. E io vi faccio mangiare le zucchine a colazione. Io mangio salato, quindi pancake salate alle zucchine. Allora, di solito vi do le dosi, perché è un impasto come quello di un dolce. Quindi, allora, se volete essere quelli precisini, andate sul nostro sito, ci sono le ricette del pancake, le abbiamo fatte più volte. L'abbiamo fatto una volta, mi sa, anche con le zucchine, e ve la cercate. Anche fatta da me, live, c'è. Però, per fare un impasto del genere, si fa davvero occhio, perché soprattutto dipende da quanta acqua avranno queste zucchine dentro. Quindi, intanto comprate zucchine ben sode, romanesche, chiare, zucchine piccole e compatte, che se le piegate non si piegano, si troncano, si rompono, scrocchiano. Prendete una grattugia che faccia delle scaglie larghe, quelle grattugie anche a 4 vanno bene, a 4 facce. Grattugiatele in diagonale e fate dei coriandoli di zucchine. Se c'è acqua, strizzatele. Se volete esagerare e togliere ancora più acqua, salatele, lasciatele marinare un attimo e poi le strizzate, così il sale tira via un po' d'acqua di vegetazione. Se sono buone, non importa farlo. Conditele come vi pare. Io la mattina non esagererei troppo nello speziarle. Almeno un pizzico di sale e pepe, però ci può star bene. Io ci aggiungo all'interno del composto, ovviamente rompo un uovo dentro, prima lo sbatto e lo metto dentro. Unisco un pochino di fecola e un pochino di farina. Io preferisco usare farine non troppo raffinate, quindi una farina zero, addirittura integrale, va bene all'interno. Amalgamo il tutto con un pochino di latte. Io utilizzo il latte di riso, altrimenti il latte classico va benissimo. Fate un composto che sia colloso, che si stacchi dal cucchiaio facilmente, ma che coli facendo un po' il filo, come un impasto da plum cake, per intendersi. All'interno io verso un pochino di semi di papavero o semi di sesamo, perché altrimenti diventano pancake buoni ma un po' tutto molliccio. Invece con la sementa dentro, che a contatto con la padella calda, con un pochino di burro o un po' di extravergine o addirittura anche olio di semi, così non lo caratterizza troppo la mattina, vado a cuocerli versando in padella medio-alta di fuoco, dal mestolo faccio un mezzo coppino e faccio allargare questa sorta di frittatina. Ah, ovviamente dentro ci va il lievito in polvere. Mi ero dimenticato, lievito in polvere per torte salate, quello che agisce istantaneamente. Che succede? Appena cominciate a vedere le bollicine, vuol dire che il composto sta facendo uscire i lieviti, cioè l'aria sta salendo ma non trova niente e quindi fa le bollicine. Se li continuate a cuocere si sgonfieranno, quindi subito con una spatolina li rivoltate, si farà la pellicola sotto e diventeranno un po' gonfietti, croccanti fuori perché i semi toccano la padella e si tostano. Basta piatti sull'alzata, quindi sono sconditi e serviti, però sopra che cosa? Ho una purea di zucchine. Cioè, una volta che ne aveva fatti 4 lo potevo assaggiare anch'io, non l'hai messo. Va bene, lo vengo a assaggiare dopo, tiralo su. Okay. Vai, ci siamo? Dai, un pochino in ritardo, però ce l'abbiamo fatta. Carino. Ti gusta? Sì, mi gusta, ma a vedere il couscous non sembra che tu l'abbia condito. No, l'ho messo pulito. L'hai messo pulito, sì. Ma deve essere buono, eh? Non è una prova di presentazione. L'hai condito con un po' di soia, niente? No, perché l'ho già messa nel salmone e spero che prenda un po' di sapore dal salmone. Ah, l'hai messo la soia nel salmone. Allora, io credo che si possa mangiare con le mani, no? Sì, io con allora, le bacchette. Allora, cantaci il pezzettino che dedicheresti a questo piatto. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Bravo. Fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Ammazza, bravo. And all bravo, the leaves bravo, bravo, on the bravo. Prima su Neffa l'avevo un po' bloccato perché eravamo in ritardo, anche adesso siamo in ritardo,
Ma bella voce, complimenti. Grazie, grazie. È buono, Barù? È buono, è creativo. Mi piace che il couscous gli dà quell'effetto quasi uova di pesce. Bravo, mi piace. Ah, giusto, potrebbe sembrare il tuo sì, anche quello con le uova, sì. Esatto, no, no, bello, carino. Ma senti, Belina, questa. Se uno tingesse di verde clorofilla di cavolo nero, per esempio, che è un verde brillante la clorofilla, l'acqua, e poi la versi sul couscous e fai tipo le finte uova da pesce volanti verdi, potrebbe essere un'idea. Io le faccio sempre. Mi è venuto in mente. Come contorno gli gnocchi tirano su. È buono o è bello? Buonissimo. Vai. Nonostante abbia detto che sto meglio dal vivo che dal morto, spero, apprezzo, apprezzo il suo piatto. Cosa ha detto? Che sei meglio dal vivo che in TV? Meglio dal vivo che in televisione, sei più bella dal vivo. Ma c'è, ma poi io non ho mai fatto niente, Simone, sono rimasta così, con lo stesso naso che ho anche coraggio, perché dico, vabbè che di fronte a Dio siamo tutti uguali, ma de profilo? Non ho fatto nulla. Bella questa. Buono. Grazie. A me dicono, mazza, ma sei molto più alto. Io, di cosa? Questa è buona. Che in TV cambia formato, c'è il 16 noni. Vai. Scusa, mi si è rotto, ma tutto intero. Tu Saba sei bellissima, in TV, fuori dalla TV, in radio sei stupenda, da tutte le parti. Ti piace questo a te che sei food fashion victim? Sì, mi piace. Aveva ragione. La sapidità della soia col salmone comunque bilancia il couscous che è neutro. È una bella idea, i sapori ci stanno bene, la zucchina è sbollentata bene, quindi morbida. Se magari con una zucchina un po' più piccola l'avrei mangiato anche intero. Buono. Bravo. Thank you, nice. Cambio. Piatto di Giuliana, nome del piatto, Giuliana? Curcumelle alla crema di zucchine. Sembrano molto delicate di consistenza e anche di sapore. Fanno gola. Adesso sta tutto se lo nudo è cotto o la farina è rimasta cruda, è quello che mi preoccupa. Creatività c'è, perché è un piatto nuovo, un piatto molto molto sano, direi. Tanto esatto. Gusto i pinoli, cioè il gusto proprio del pinolo che esce fuori. Mm. Un po' troppe consistenze, troppo uguali, forse. Ah, giusto. Un po' troppo pappone. Cremoso su cremoso. Sì. Faccio come Xaba quando è un po'... così. Intanto io non riesco a definire, chiudendo gli occhi, il sapore del condimento dallo gnudo. Dunque escono molto molto i pinoli più che le zucchine, per cui come farebbe la regina di Xaba. Ma tu le hai solo sbollentate e frullate le zucchine? No, le ho fatte ripassare in padella con un po' di prezzemolo. Ma e un po' di profumo curcuma. Tipo cipolla, aglio, niente? No, non ce l'ho messo, di solito non lo metto, perché ecco, tornando al discorso, mi piace mangiarle più semplici. Non è male, non è cattivo, no, però no. Lo dovevo curare un po' di più, lo so. Sprint. Secondo me, Simone, ci sono due problemi. Il primo effettivamente è che le due consistenze simili reggono veramente un paio di forchettate e poi diventa forse un po' noioso. Poi, visto che il tema era la zucchina è proprio una crema veramente poco sapida e non tanto esaltata dal pinolo così. Io non amo molto questo abbinamento, sinceramente. Non mi sembra un piatto che esalta in creatività la zucchina, un passato di zucchina. Avanti, voti. Piatto di Tommaso. Ha fatto un maki sushi tutto di zucchina, couscous e salmone, molto carino da vedere. Eseguito bene e anche buono. Buoni voti anche. Per poi arrivare al piatto della mamma Giuliana, che la zucchina l'ha trasformata in crema e ha messo un ognudo di ricotta e curcuma sopra. Sembra forse un po' ruffianetto, un po' flat, un po' piatto. Soprattutto da una livornese che dovrebbe farmi il caciucco. 13! Chi l'avrebbe mai detto? A 7 per Tommaso! Grazie! 21 a 15, mamma, eh! Mamma che scoppola! Mi ha distrutto! Come si dice scoppola in livornese? Scoppola in tiro, ti ribarta. Ti ribarta. Ti ribarta. Ti ha ribartato, è vero. Allora, io adesso do un colpo di telefono a Paolo Ruffini, mi faccio fare un corso intensivo di livornese, così dopo miglioro per l'ultimo blocco dove dovrò cucinare e darvi un qualcosa da far diventare bello. Di solito lì sono brave le mamme, o meglio le donne, ok? Ricciolini, ci vediamo tra poco, pubblicità.
Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. 21 Tommaso conduce sulla mamma che è a 15. Che scoppola! Per ora. Allora, Giuliana, vieni di qua, sì? Dal tuo bel ricceluto figliuolo. Vieni. Spostati, dammi spazio anche a me. Vieni. Perché facciamo una cotoletta non alla milanese, ma alla messinese, o meglio, neanche alla mia maniera, per friggere una finta cotoletta fatta però col pesce spada. Quindi ho tirato sul Messina perché insomma gran posto dove lo spada viene usato tantissimo, tutta la Sicilia e tutta la Sardegna. Allora, sto togliendo due fogli di carta forno che non erano qua sullo pesce spada solo perché volevo evitare il contatto con l'aria, ma perché ho battuto con il batticarne molto delicatamente. Se non avete il batticarne per battere il pesce va bene anche il fondo di un bicchiere piatto, basta che facete piano piano, e lo faccio tra due fogli di carta forno, come faccio anche con la carne, soltanto perché evito l'abrasione, ok? L'attrito tra il batticarne e eventualmente carne o pesce, questo è ancora più delicato perché sennò si straccia, mentre sulla carta scivola e fa lo stesso effetto. Olio di semi d'arachide per friggere, farina, panco, farina e acqua gasata. Perché due farine? Perché prima passerò il pesce un pochino la farina. Allora vi dico la verità. Io volevo farvi questa cosa perché siccome vivo a Milano e ho capito soltanto dopo essermi trasferito cos'è la cotoletta alla milanese. L'avevo sempre mangiata fatta con tagli di carne che non sono quello originale per farla. E ovviamente all'osso. Quindi io ad oggi ho avuto un pesce spada privato dell'osso, ma in realtà lo lascio proprio col suo ossicino e lascio l'osso e pano anche l'osso, perché nella cotoletta visivamente, visto che è una prova di presentazione, sta anche bene da vedere. Questa renderà aderente che cosa? L'uovo? No! Perché? Perché se io friggo un pesce così delicato, secondo il mio punto di vista, l'uovo che poi va a friggersi va su di temperatura, il tuorlo d'uovo, che è anche una cosa molto saporita, se vogliamo, prende sapore e mi toglie, secondo il mio punto di vista, ripeto, un po' di sapore di pesce, soprattutto quando è così sottile, tagliato così sottile. Quindi io faccio con acqua gasata e farina un effetto colla, quindi non una tempura, proprio un effetto colla, l'aggiusto proprio come se fosse una calce, per far sì che rimanga piuttosto liquida e che il pesce spada abbia, attaccata la poca farina che ha sopra, ancora un po' di collante, perché dopo l'effetto croccante glielo darà il panco, ok? Il panco, che ormai lo conoscete perché ve l'ho spiegato tante volte, si trova anche facilmente, è un pangrattato orientale di provenienza bianco, quindi un pangrattato che viene grattugiato ancora fresco e poi viene asciugato. Se non lo trovate e volete fare questa cosa, la fate con il pane in cassetta tritato privato della crosta. Io mi lavo le mani perché lo giro senza voler toccare con la pastella ancora il pesce e poi porto ancora sul panco e presso. È importante pressarlo perché questo pane, non essendo sottile, e quella è la bellezza, avrà due consistenze, una più umida dove tocca il pesce e una più croccante dove è più frastagliato in esterno. Quindi va pressato perché altrimenti rimangono appunto dei posti vuoti e rimane nuda. Se avete paura di questo, potete anche fare una doppia panatura nel panco, perché così sottile friggerà molto bene quando viene immersa nell'olio a bagno, sempre tanto olio mi raccomando quando friggete, e tirata su con un apposito attrezzo che è il ragno, con sempre ovviamente a fianco a voi il vassoio con la carta assorbente per asciugarlo. Fatto questo, la facciamo dorare, ci vorrà un istante. Sulla cotoletta, e soprattutto nel ristorante dove la mangio sempre più spesso, c'è scritto sul menù: cotoletta alla milanese originale, vietato il limone. Sopra è fritta nel burro chiarificato e ogni volta viene buttato via. Quindi io, a spregio, a Lamberto, visto che la faccio di pesce, ci metto il limone, ma mica il succo di limone, ci metto un po' di buccia di limone, che con il pesce sta bene e che automaticamente mi riporta anche un po' a salutare gli amici siciliani, perché i miei limoni arrivano dalla Sicilia. Quindi l'effetto del fritto, che qua rimane tra l'altro croccantissimo, lo vado a pulire in bocca non con il succo del limone come si fa normalmente, bensì con la scorza. Intanto questa ora non, cioè, sta dritta, è croccantissima. E poi su questa vado a mettere il sale in fiocchi. Perché il sale in fiocchi? Che è ovviamente il sale di qualità, ma perché? Proprio perché in fiocchi
è meno acido, è proprio diverso in bocca dalla croccantezza, non mi penetra nelle maglie del fritto, si prende l'umidità e mi ammolla il fritto. E poi io gli ammollo, per parlare romano, un po' di buccia di limone grattugiata tirata su dall'alto, non ce ne va tantissima, perché questa, quando si becca con l'olio essenziale, dà quel che di amarognolo agrumato, che non sta niente male con una cotolettina fatta così. E questa la mettiamo in un piatto qualsiasi, tanto non è che devo presentarla io, ma la dovete presentare voi e far sì che sembri una cotoletta alla milanese di carne, bensì dentro c'è lo swordfish, pesce spada. Torniamo in postazione. Ora me la mangio. E vi dico che è la cotoletta di spada in piatto base per una prova di presentazione. Cotoletta e colori. Fatela venire fuori bella, siate precisi, scegliete bene il contenitore per presentarla, scegliete bene il contrasto tra quello e i colori che ci mettete sopra, guardate qualche fiamme e ascoltate cosa dice Xab dalla Zorza, se no vi bacchetta. Oggi è vestita da collegiale maestrina arrabbiata, quindi fate un bel lavoro, 3 minuti, via! Parliamo di pesce fritto, qual è il pesce fritto preferito da Xaba? Ma fritto mi piace quasi tutto. E calamari? Calamari fritti. Farina e basta, semola e basta. Sì, semola e basta. Il tuo pesce fritto? Paranza? L'avete... Mi pare ad averlo... Esatto. Mi ricordo. Un fritto di Paranza. Posso dire una cosa però, Dì, fra... Non ti piace? No, 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 sì, mi piace tantissimo e mio nonno Renzo mi portava a Castiglioncello a mangiare i fragolini. Però bisogna che io sia anche onesto e dica la paranza mangiatela una volta ogni tanto perché si uccidono tutti i pesciolini piccoli. Pesciolini. Cioè nel senso, se il pesce che rimane in rete, a volte rimane lì. Però se si va a pescare apposta si priva il mare di una, diciamo, rinascita. Però esiste, non è lecita, quindi mangiatela, però pensateci ogni tanto, magari fatene a meno e aspettate che siano un po' più cresciuti, se vogliamo bene al mare. Baru, questo è il fritto preferito. Acciuga la mangi tutta, testa, coda, bella croccante, le lische che ti toccano in bocca. Ha ragione. Se io vi faccio una paranza e vi metto le ballerine, che sono quelli rossi tutte stringate così, vi metto merluzzette, tutte eccetera eccetera eccetera, e vi metto dentro l'acciuga, fidatevi che se vi metto in mezzo il piatto alla fine vi litigate l'acciughe. Ecco, l'acciughe mangiatene quante ve ne pare perché ci sono piene di omega 3, costano pochissimo, sono tutte nostre e sono spettacolari. Sia passate nella farina, sia pastellate, sia fatte come l'ho fatte io. Potete fare albume d'uovo sbattuto e panco. Stop al tempo, piatti sull'alzata. Dai! Piatti sull'alzata. Cotoletta, fish cotoletta sull'alzata. Tommy, su questo piatto ce l'ho io la canzone per te. L'insalata era nell'olto, pane di non ti mancava, c'avevi il pomodoro, era rosso e ci stava bene. Sembra una presentazione di quei ristoranti che spesso e volentieri vengono definiti da camionisti, che per me è un grande valore aggiunto perché c'è anche la giusta teoria dove vedi camion, fermati, si mangia bene e automaticamente sono posti dove il cibo è fatto bene ma della decorazione ce ne frega nulla, e spesso sulle grigliate ci sono queste foglie di radicchio tremende che non ho mai capito, però è pesce. Lui si è sintonizzato ora con noi, no? Perché non mi ha mai sentito dire era prima. Nel vaporwave prima lui, ecco, non mi ha mai sentito dire che le foglie di insalata per camionisti per questa presentazione. Sì. No, l'unica cosa bella di questo piatto che a me piace molto è la cotoletta di spada che sembrano delle labbra. Ne vedi? Oh, guarda. Bellino, eh? Un bacio cotolettato. Bello, sì. Sì. Quello è molto bello. Poi te non hai aggiunto niente. Purtroppo mi dispiace. Sembra anche una nuvoletta se uniamo così, sembra un cloud. Sì. Cloud cotoletta. Sembra anche una macchina. Comunque è difficile la prova, le prime volte pensavo figurati che ci vuole una prova estetica così. Invece mi rendo conto che è complicata, è difficile. Secondo me è un po' lui che è complicato anche. Beh, diciamo, non è che ci si sia applicato più di tanto, insomma, una cosa del genere. Hai messo... No, ha un senso, mi dispiace, Tommy. Ma in realtà poco. Perché non mi ispirava proprio in sé la cotoletta. Non l'hai sentita come prova? Come? Dico, non l'hai sentita come prova? Non l'ho sentita come prova. Mannaggia. Si vede però. Sono spuntate le orecchie a sta cotoletta. Si chiama orecchia d'elefante quella battuta, lui ha fatto l'orecchia verde. Posso passare? Passa, passiamo direttamente.
Ma allora, commentami queste due stringhe di limone che là ci ho messo mezz'ora e poi ho tagliato due stringhe di limone così. Ma questo è facile commentare, queste sono inutili. Ok. Invece le orecchie d'asino sopra mi... Devi anche concettualmente pensare che gli ha messo la peluria dentro, quindi c'è una certa... Cioè, no, ti sei applicato. Allora, guarda, facciamo così, la dedichiamo ai bambini e mettiamo le orecchie. Ma non la mangi. E la bocca, cioè la bocca al labbro e facciamola così, non lo so. Un po' infantile... È bello col piatto che hai scelto. Il piatto che avevi scelto stava bene con la cotoletta. Poi dovevi pescare altri ingredienti. Cava. Andiamo avanti. Vedevo che poveri. Stava cercando di dare una buona notizia, ma non c'è la buona notizia in quel piatto, fratello mio. Dal fratello mio alla mamma nostra, quindi. Come si chiama questo piatto? Terra e mare. Terra e mare. C'è pesce spada. Ci avevate voglia, Sì. No, sì, non sono molto sicuro. Senti, la terra. Il colore del piatto è giusto col colore della cotoletta. Poi il resto io le cose, i recipienti dentro il piatto io non è amo. È patrimonio per la terra. Vabbè, è tutto dentro, non capisco. Come la esalta la cotoletta, questo patrimonio? Perché è sempre il discorso delle verdure. Poi la terra è la carota. Ma non di sapore, di visual. Tu dici il piatto così turchese ricorda la terra? Il mare. Ah, ecco. Perché il piatto è il mare. Terra mare. Sì, la terra sono le verdure. Sì, sì, sì. Pardon, scusa. Sì. A me pare un buco, figurati. Invece mi rendo conto che è pieno di liquido. Senti, guarda, proprio ai minimi anche qua. Lì è una roba tipo happening, cioè all'ando coio coio, facciamolo così. Qua c'è un pochino di ricerca, però stanca. Cioè non c'è fantasia. No, c'è una ricerca, ma è una direzione sbagliata. Al buio l'ha cercata, ha fatto la ricerca al buio. Anche perché le verdure, se fai dei bastoncini di verdura, vanno puliti, vanno fatti un po' omogenei, se no davvero è Ma scusa, perché casuale. Questo non è omogeneo? Guarda, c'è anche la radice sotto. Questa è la buccia anche. Bene. Il mio pizzo perché voleva sottolineare. Te lo dico io perché ha lasciato la buccia delle carote perché ha detto è terra e mare, ci lascio anche la terra così la prendo a piedi. Bene, successone, votiamo. Mi spiace, cotolettina. Mi spiace tanto. Ci avete distrutto. No. Siamo stati solo sinceri. Come sui voti alti di prima, questo è il piatto di Giuliano. Vai via, mi sono Cari miei, come dicono a Milano, non tutte le cotolette riescono col buco. Giustamente. I voti sono disastrosi. 6 a 3. Oh, mamma mia. 6 a 3. Wow. Ma vinci tu. 24-21, io non avrei scommesso nemmeno un pela patate su questa cosa. Ti porti a casa un kit regalo con un sacco di premi culinari pazzeschi. Ma il nostro esperto di Vaporwave, dove ti troviamo? Dai, così qualcuno la conosce allora, meglio sta musica. Dici dove si ascolta. Nome d'arte Starloma, sono su YouTube, Spotify e ovunque mi cerchi. Se vedete il leone che esce, fa è lui. Giuliana, grazie, sei stupenda, grazie, sei stupenda. Adesso grazie. Canti, adesso canti, vai, canta, venite I con me. I can't get no satisfaction I'm driving in my car and that man tells all the way. Io domani a quest'ora mi sintonizzerei sullo stesso canale perché qua si succede sempre di tutto. Poche fiamme, l'aspetto. Grazie.